Buonasera, siamo diciamo tra amici nell'Associazione Le Crune, associazione che ha nel tempo effettuato tantissime manifestazioni che hanno portato un segno veramente importante per la nostra città e per il nostro territorio. Cos'è Le Crune? Le Crune, oltre ad essere un'associazione culturale, come dicevo prima, è anche un qualcosa che tende all'abbattimento delle barriere architettoniche. Le barriere architettoniche che sono un limite a tutti coloro che hanno qualche handicap o sono persone che non possono raggiungere degli obiettivi in maniera normale, ma che con l'abbattimento delle barriere architettoniche hanno la possibilità di poter accedere nel mondo in tutte le sue manifestazioni. Quindi innanzitutto il promotore di questa iniziativa è frate Giacomo Teofilo, che porgo un carissimo ringraziamento per aver dato, possiamo definire, questa tavola rotonda. Una tavola rotonda che ha una sua importanza, perché vuole portare avanti un messaggio. Un messaggio di questa persona fantastica che è il nuovo Papa, una persona nata in un altro mondo, come lui si definisce, che viene da molto lontano, ma che è a noi tanto vicino, ma soprattutto vicino al mondo della povertà di Francesco d'Assisi. Non a caso ha voluto che il suo nome, per la prima volta tra i nomi dei papi, fosse proprio Francesco. E quindi questi pochi minuti noi vogliamo offrire a lui, ma vogliamo offrire innanzitutto a tutti gli uomini di buona volontà. Nel nostro piccolo vogliamo con questa manifestazione fare un omaggio a lui, ma soprattutto a questa bellissima associazione che con tante iniziative anche nel prossimo futuro farà sentire la propria presenza per tutti coloro che ne hanno di bisogno. Allora cominciamo subito questa serata aprendo il palcoscenico ideale con il nostro attore, con Vito Di Leo del gruppo Triattale alle Maschere, che darà un messaggio iniziale riguardante il pontificato di Francesco I. Vi ringrazio dell'accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo. Grazie. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo Emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Cominciamo questo cammino, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Mi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi cominciamo sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa bella città. E ora dovrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo di pregare il Signore per me. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna. Buonanotte e buon riposo. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente mi sorgo frate sole. E te è bello, è radiante, con grande splendore. Laudato sii, mi Signore, verso la luna e le stelle. In cielo l'hai formate, clarite, et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Allora, adesso interverrà frate
Teofilo, Giacomo Teofilo, che essendo il promotore un po' anche di questa iniziativa sarà colui che accenderà la fiammella dell'imposizione di questo Papa, che con la sua grandezza sicuramente porterà avanti il nome della Chiesa e i suoi naturalmente fedeli. Questo mio intervento dovrebbe, diciamo, illustrare la vita del nostro nuovo pontefice. Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936, da una famiglia di origini italiane, piemontesi di Bricco Mannolito di Ponta Comaro d'Asti Stazione, quindi un po' una località un po' sconosciuta ai nostri orecchi. Quindi quarto di cinque figli, sua madre Regina Maria Sivori, che era casalinga, e suo padre Mario, funzionario delle ferrovie, che nel 28 decide insieme con la moglie di partire per Buenos Aires. Attualmente vivono in Italia, proprio in provincia di Asti, probabilmente dei cugini Anna, Delmo e Armando. A 21 anni, a causa di una grave polmonite e una scarsità di antibiotici, gli viene asportata la parte superiore del polmone destro. Si laurea in chimica all'Università di Buenos Aires, mantenendosi economicamente facendo le pulizie in una fabbrica e il buttafuori in un locale malfamato di Cordoba. Nel marzo del 58 entra nel seminario di Villa Devoto dei chierici regolari della Compagnia di Gesù. Trascorre il periodo di noviziato in Cile e nel 63 a Buenos Aires si laurea in filosofia. Dal 64 per 3 anni insegna letteratura e psicologia nei collegi di Santa Fe e Buenos Aires. Il 13 dicembre del 69 è ordinato presbitero dal cardinale arcivescovo di Cordoba, Ramon José Castellano. Dopo altre esperienze di insegnamento e la nomina di superiore provinciale dell'Argentina dal 73 al 79, diviene rettore della facoltà di teologia e filosofia a San Miguel. Nel 79 partecipa al Consiglio Episcopale Latinoamericano a Puebla. Nel medesimo periodo è tra gli oppositori della teologia della liberazione, sostenendo la tradizione culturale e religiosa del continente latinoamericano. Nell'86 si reca in Germania per conseguire il dottorato presso la facoltà teologica di St. Gorgen di Francoforte. Ritornato in patria diventa direttore spirituale e confessore della Chiesa della Compagnia di Gesù di Cordoba. Quindi va e viene, quindi un suo andi riviene, quindi proprio un missionario nella sua vita. Ecco perché le sue scarpe consumate. Il 20 maggio del 92 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo auxiliare di Buenos Aires e successivamente il 28 febbraio del 98 è nominato arcivescovo di Buenos Aires e poi nel 6 novembre dello stesso anno è anche ordinario per i fedeli del rito orientale in Argentina. Poi inoltre nel concistoro del febbraio del 2001 Giovanni Paolo II lo crea cardinale. Poi dal 2005 al 2011 è presidente della Conferenza Episcopale Argentina, poi ci sono tante nomine, quindi consigliere della Pontificia Commissione per l'America Latina, membro della Congregazione per il Culto Divino e le Discipline dei Sacramenti, eccetera, eccetera. Quindi non sono parecchi. Per quanto riguarda poi il suo messaggio che lui ci lascia, è tutto racchiuso nel suo stemma, prima come cardinale e poi sullo stesso stemma pontificale, quindi Vaticano. Poi magari poi quando sarà inserite anche l'immagine, che è molto importante. Lui l'ha preso da una frase di San Pietro il Venerabile per quanto riguarda la chiamata di Matteo. Quindi la scritta in latino è miserando atque erigendo. In realtà si potrebbe tradurre dal latino lo guardò con misericordia, ovvero con sentimento di pietà e lo scelse. Quindi diciamo il testo è completo e così. Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi. Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo quanto con quello della bontà interiore. Vide un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse. E poi gli disse seguimi. Quindi descrive esattamente il suo pontificato e sta continuando su questa strada. In realtà per curiosità
lui ha sempre viaggiato con mezzi pubblici e mai avuto macchine personali, e addirittura si cucinava i suoi pasti. Quindi i suoi pasti li cucinava in un appartamento, neanche l'appartamento episcopale, quindi soltanto. Altre, diciamo, curiosità: il 266esimo vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica, è l'ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, e oltre ad altri propri titoli è anche il Romano Pontefice. Michele Ventrini. Laudato sì, il Signore per Sorato, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Devo pagliare? Come direttore della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Foggia abbiamo accolto la nomina, diciamo, del nuovo Papa Francesco, questo nome che è già un programma, la scelta di scegliere come nome quello di Francesco sicuramente ci ha dato la possibilità di recuperare quella dimensione di rapporto con l'ambiente e la natura di cui lui fa il centro un po' della sua esperienza pastorale. Come laici e come chiesa anche locale, diciamo, abbiamo accolto con grande favore, diciamo, il suo impegno per l'ambiente e per la salvaguardia del creato. Oggi è una delle priorità che riguarda il nostro impegno come laici e come cattolici, e crediamo che il ritorno a una vita povera, facendo riferimento all'esperienza di San Francesco, sia l'esperienza più autentica anche della missione della Chiesa, che insieme ai laici è chiamata a vivere questo momento di difficoltà in un approccio comunitario, in una sintesi, diciamo, di unità pastorale. La nostra vita è un cammino, e quando ci fermiamo la cosa non va. Camminare sempre in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo nella sua promessa. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre, e le pietre hanno consistenza, ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Terzo, professare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, ma se non professiamo Gesù Cristo la cosa non va. Quando non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre, cosa succede? Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia. Tutto viene giù. È senza consistenza. Quando non si professa Gesù Cristo, mi sovviene: chi non prega il Signore, prega il diavolo. A tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi, neanche della tenerezza. Laudato sì, mi Signore, per Frate Focu. Laudato sì, mi Signore, per Sora Madre Eterna, la quale ne sustenta et governa. Il cantico delle creature è il cantico
italiano per eccellenza, nel senso che è il primo scritto in volgare che viene scritto proprio da San Francesco d'Assisi. E oltre che, storicamente dicevo, la prima poesia in volgare che viene scritta, è anche il riassunto dell'amore che Francesco, l'illimitato amore di Francesco, porge alla natura, è una invocazione al Signore ed è un'esaltazione di tutto quello che è il creato. E non a caso questa sera Fra Giacomo Teofilo ha voluto proprio mettere in chiara luce questa, come possiamo definirla, più che poesia è un'armonia di prosa che viene a decantare la bellezza della natura in tutte le sue essenze. Chiaramente, come francescano, per minori, Fra Giacomo ha voluto proprio esaltare quello che in questi primi giorni, in questo mese del nuovo Papa, sono le sue, il suo percorso, la sua strada, quello che sta tracciando, che è proprio quello dell'umiltà, della povertà, di stare in mezzo alla gente, di accarezzare i bambini che sono poveri di esperienza, che sono poveri anche in vita perché sono piccoli in età, verso coloro che sono sofferenti perché sono poveri di salute, verso tutti coloro che con la sua vita, lo ha detto poc'anzi Fra Giacomo, quel segno di umiltà nello stare a farsi la cucina da solo, con non possedere auto, quindi viaggiare con mezzi pubblici, essere uguale a tutti noi, a tutti coloro che nella vita manifestano in qualche modo una carenza di ricchezza, che possa essere morale, che possa essere spirituale, che possa essere fisica o, perché no, anche economica. Ma questo ha solo una piccola parte del significato del pontificato di Francesco, primo Papa. Ecco, io chiederei almeno una domanda da parte del pubblico in relazione a quanto abbiamo testé detto. Che io mi chiedevo, diciamo, come vive attualmente oggi la Chiesa questo momento storico, un Papa uscente e con il nuovo Papa, Papa Francesco. Vorrei anche Fra Giacomo vi dia un qualcosa in più per far capire, diciamo, cosa sta succedendo in questo momento. Grazie. Per quanto riguarda questa domanda, è abbastanza intrigante e mette in crisi anche il popolo di Dio. Perché ritrovarsi con due papi non è sempre. Alcuni addirittura hanno pensato che farà contadine, ma non ci credo questa fandonia, perché in realtà è un periodo storico che secondo me la Chiesa vuole nuovamente impostare il Magistero, quindi probabilmente vuole impostare la istituzione, quindi per quanto riguarda specialmente la Curia Romana. Secondo me insisterà su questo discorso, il Papa attuale vuole insistere su questo discorso. Quindi la Chiesa passa verso una nuova via, una strada di luce certamente, che è un Papa che rinuncia, testimonia proprio l'umiltà della Chiesa, e ogni cristiano dovrebbe ritrovare questo discorso dell'umiltà, l'umiltà che è nata, cioè in realtà Gesù Cristo è nato nella stalla, quindi l'umiltà è proprio parte di là, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, quindi Gesù Cristo nasce nella grotta, nasce come povero, non è nato come ricco, perché se è ricco non dà testimonianza di umiltà e di servizio ai fratelli. Chiudiamo questo incontro, questo bellissimo incontro, con un arrivederci. Sicuramente saranno le prossime iniziative quelle che danno forza a questa associazione, le Crune, ricordiamo, un'associazione culturale contro l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto un riproporsi di fare ancora meglio quello che ci imponiamo di fare, ma con un pensiero naturalmente a quelli che sono i postulati di un poverello di Assisi che questo Papa ha voluto ritrovare
e che sicuramente è un insegnamento per tutti noi e che noi cerchiamo nel nostro piccolo di emulare. Buonasera. Applausi.